Quanti cani vedi? Allora, i cani sono qui sotto. Dobbiamo solo contarli. Allora, se partiamo da questo cane qui, devo essere sicuro di non contarlo un'altra volta. Ricordiamoci che è il cane in alto. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vedo 8 cani. Può essere tentato di andare avanti e contare di nuovo questo cane, però l'abbiamo già contato. Quindi ci sono soltanto 8 cani. Controlliamo la nostra risposta ed è esatta. Qui quanti topi vediamo? Stessa cosa, mi piace partire dal topolino che è in alto, però dobbiamo ricordarci di non ricontarlo di nuovo, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Anche qui può essere tentato ad andare avanti, ma abbiamo già contato questo topolino in alto, perciò abbiamo solo 7 topi. 7 topi, devi stare attento a non contarli in cerchio più di una volta. Devi contare un topo una sola volta. Facciamone un altro. Oddio, qui ci sono i biscotti messi alla rinfusa. Ci chiedono di contare quanti sono. Non dobbiamo contarli due volte, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ci sono 9 biscotti. Controlliamo la risposta e un altro. Quanti topi ci sono? Oddio, sono un sacco, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ci sono 19 topi qui. Sono un sacco.